In corso d'opera a Palazzo del Carmine, l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale, seduta che ha preso il via con il sorriso, sorriso che si è subito smorzato dopo i primi due punti all'ordine del giorno, il giuramento di Rita Daniele, consigliera eletta nelle fila dell'UDC, che non era presente il giorno dell'insediamento del Consiglio. Altro punto, la surroga di Piero Cavaleri, nominato assessore ai servizi sociali della Giunta. Ruvolo al prendere il suo posto, cioè il posto di Cavaleri, Lorenzo La Rocca, primo dei non eletti della lista di CS. Clima teso che in parte si è stemperato durante gli interventi dei vari consiglieri comunali, quasi tutti hanno parlato e tutti in tema propositivo rispetto al futuro e dell'impegno dei vari gruppi che affronteranno nei prossimi 5 anni. Duro l'intervento di Valeria Laimo, consigliere comunale eletta nelle fila del Movimento 5 Stelle, che non le ha mandate a dire a chi ha fatto parte del precedente civico consesso, ha denunciato i buchi neri, ha parlato di consiglieri che si sono fatti gli affari loro, riferendosi al tempo di permanenza nelle commissioni consigliari, ed ha infine suggerito, diciamo pure bacchettato, il presidente pro tempore di far fare silenzio e ordine in aula per rispetto dei colleghi consiglieri. Lezioni di regolamento consigliare, quelle nell'intervento di Antonio Favata, che tra l'ironico e il consapevole che la maggioranza naviga a vista sull'elezione, tutto questo per votare una sospensione di 30 minuti ancora per discutere. Sospensione che è stata poi votata con 18 voti favorevoli, 7 contrari e 4 astenuti. Tutto ciò nell'interesse più alto della città, il Consiglio Comunale è ancora in corso.